e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Benvenuti alla 23ª puntata della 7ª serie di Vi consiglio un libro. Non affezionatevi a me, che tanto muoio presto. Con questa terribile frase si apre Chi non muore, il progressive noir pubblicato da Wanda, scritto da Gianluca Morozzi con uno stile immediato, fluido e ironico. A pronunciare questa terribile frase è Angela, detta Angie, una studentessa 22enne originaria di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, ma domiciliata a Bologna per motivi di studio. Angie è riversa sul pavimento, è stata appena pugnalata. La fine si approssima e in un amen la vita le scorre davanti agli occhi. Affascinante, energica, arguta, a tratti buffa, Angie era partita dall'Abruzzo con l'intento di realizzare i propri desideri, ignara del tragico destino che di lì a poco si sarebbe fatto beffe di lei. Poco propensa a frequentare le lezioni universitarie, trascorre gran parte del suo tempo suonando con una band e sognando di diventare una cantante rock di successo. Eppure Angela è una gran pasticciona, mai doma, ama offrire agli altri l'immagine di una maliatrice sempre sicura di sé e disposta a tutto pur di appagare l'istinto del momento. Per via del suo carattere aperto e ambiguo, è entrata varie volte in rotta di collisione coi colleghi e con le quattro coinquiline, a ognuna delle quali ha affibbiato un epiteto: candeggina, acido acida, papa girl, la cosa. Angie è davvero un soggetto particolare. Ma un giorno tutto cambia all'improvviso. In sala prove incontra il tastierista Mizar, bello e dannato come Dorian Gray, e immediatamente mette a punto un piano per rubargli il cuore. Ma Mizar non la degna di uno sguardo e allora Angie, coadiuvata dall'amico gay non gay Lucio, decide di indagare sul bel tenebroso. Mizar, in effetti, è un personaggio inquietante che tenta di dissimulare un passato ingombrante. I tre membri del suo gruppo musicale In Arcadia Ego, 8 anni prima, erano stati assassinati da una mano ignota, apparentemente senza movente, proprio nella sera in cui egli si stava esibendo fuori Bologna. E arrivati a questo punto, l'autore ci catapulta abilmente in periferia, in un luogo cupo e desolato in cui si ergono due case gemelle e vivono Mizar, appunto, e la bellissima, enigmatica, gelosissima Valentina, sua sorella. Non affezionatevi a me, che tanto muoio presto, Angie ha già avvertito i lettori. Gianluca Morozzi è nato a Bologna l'11 marzo 1971. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico, si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, senza tuttavia completare gli studi. Ha preferito invece dedicarsi alla scrittura, Despero è il titolo del suo primo romanzo, e alla musica. La sua band Street Legal è nata con l'intento di omaggiare Bob Dylan. Autore di graphic novel, Gianluca Morozzi ha dato alle stampe Blackout, L'era del porco e Cicatrici. E per concludere, come sempre, vi sveliamo il titolo del libro più venduto in Italia nell'ultima settimana: Fai bei sogni, di Massimo Gramellini, edizioni Longanesi. Leggere per conoscere se stessi e scoprire il mondo, un viaggio verso la meraviglia. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci alla prossima settimana. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.